Ieri sera in giunta abbiamo approvato il bilancio di previsione in un momento difficile dove alle complessità di sempre si è aggiunta la pandemia, senza che siano arrivate norme più utili da parte del governo e del Parlamento, ma siamo orgogliosi di aver raggiunto un obiettivo importante che dà stabilità alla città, risponde ai bisogni e consente nello scorcio di fine del 2020 e per il 2021 di mettere in campo anche delle misure importanti. Stabilizzazione di tutti i lavoratori socialmente utili del Comune, un concorso a tempo indeterminato per dirigenti, una somma importante per un capitolo di emergenza per intervenire in tutte le situazioni di estrema urgenza che si verificano in città, risorse per tutti i servizi essenziali e anche investimenti per migliorare lavori pubblici, infrastrutture e la qualità della vita nella nostra città. Insomma, ai tempi della pandemia non era scontato questo bilancio, adesso lo portiamo in Consiglio Comunale e la risposta migliore a chi voleva invece che si portasse a Palazzo San Giacomo un funzionario dello Stato che non avrebbe mai potuto raggiungere questo obiettivo, che è fatto di conoscenza delle cose, è fatta di coraggio, di passione, di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, di coraggio, di lavoro e di amore per la nostra città. È un momento difficile, ma bisogna rimanere uniti con un senso forte di comunità nella nostra città.